ritengo che la giornata di oggi sia una giornata doverosa, è un segno di rispetto. Riteniamo che la memoria sia l'unico strumento per poter in qualche modo rendere vivo il sacrificio che i militari e tutte le forze hanno speso, hanno messo in campo. Sono felice dell'iniziativa che è stata sposata sia dal Presidente della Regione, sia dai parlamentari regionali, che da tutti i generali, tutte le forze politiche che oggi sono presenti, forze politiche, civili e militari. Riteniamo che questo sia il percorso più adatto e cercheremo di far sì che le famiglie non vengano mai dimenticate.